difensive. Io sono andato. Vorrei subito procedere e dare lettura di un documento che ho preparato che sintetizza i criteri, le modalità e la tempistica che poi porteranno alla formulazione del piano provinciale. Si è svolta oggi, presso la sala consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, la conferenza degli ambiti. Alla riunione, convocata dall'assessore alle politiche scolastiche della provincia di Napoli, Maurizio Moschetti, erano presenti la dottoressa Anna Francese della direzione scolastica regionale, la dottoressa Del Cinziatina dell'assessorato all'istruzione del comune di Napoli, la dottoressa Lucia Mazza della provincia di Napoli, i dirigenti e i rappresentanti degli ambiti scolastici. La riunione ha dato il via al ciclo di incontri finalizzati alla redazione del piano provinciale di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2013-2014. Professore Moschetti, oggi prima riunione della conferenza va, una riunione un po' così. Un po' di tensione. Quali le prospettive e soprattutto quali saranno le decisioni future? Beh, innanzitutto abbiamo avuto questo primo incontro che porterà poi attraverso un percorso a quella che è la pianificazione del piano provinciale scolastico. Speriamo in tempi brevi, siamo un po' in ritardo, sono venuti fuori due problemi di rilievo da questo incontro con i dirigenti, da questo primo incontro. Quello della carenza di manutenzione sulle strutture, sui nostri plessi, e l'altro punto importante è quello della rimodulazione eventuale degli ambiti. In effetti, nel primo caso, per quanto riguarda gli ambiti, siccome sappiamo bene che stiamo attraversando un momento particolare, in quanto da qui a breve ci sarà l'insediamento della città metropolitana, finché non abbiamo piena conoscenza delle funzioni, credo non sia giusto lavorare alla rimodulazione degli ambiti, sarebbe un lavoro quasi inutile. Per quanto riguarda la carenza di manutenzione sollevata dai tanti presidi presenti oggi, effettivamente attraversiamo un momento di difficoltà che scaturisce da due aspetti importanti. Innanzitutto i tagli che il governo Monti effettua continuamente sugli enti locali. Aspettiamo il 15 ottobre per vedere un attimo gli effetti di questa spending review. L'altro fattore determinante è quello della problematica ASUB, che ben conosciamo. Sappiamo che l'azienda è stata messa in liquidazione, stiamo un attimo cercando delle soluzioni alternative per garantire la giusta manutenzione alle scuole. A quando il prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento è l'incontro con i sindaci che si terrà martedì 2 ottobre alle 10.30. Quindi convochiamo le parti politiche e sentiamo un attimo quali sono le loro esigenze.